Francesco Monte potrebbe cedere di fronte a Paola, all'Isola, ammetto che mi attrae. In foto, credits, Frezza la fata, IPA. Non è detto che tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte non possa accadere qualcosa di romantico nel corso di questa avventura all'Isola dei Famosi 2018. Lo dimostrano le dichiarazioni che i due naufragi hanno rilasciato al settimanale Sky prima della partenza. Pare che Paola, già uscita da una storia d'amore importante, abbia manifestato il desiderio di innamorarsi di nuovo, magari proprio all'Isola, sull'Isola Cerco l'Amore. Francesco non è stato da meno e, già in Honduras, ha ammesso di essere interessato alla collega, ammetto che Paola mi attrae. Il rebus a lei dedicato. Il fatto che Monte fosse interessato a Paola era diventato chiaro pochi giorni fa quando Francesco, ancora nella villa che li ha ospitati prima dell'arrivo sull'isola vera e propria, ha disegnato un rebus decisamente piccante sul braccio della Di Benedetto. Tre erano i simboli, i cui nomi, messi insieme, formano una frase ben chiara, una chiave, un remo e un'ancora. Paola era legata a Matteo Gentili. Prima di partire per l'isola e conoscere Francesco, Paola era legata al calciatore Matteo Gentili, difensore del Real Forte Querceta. La loro storia sarebbe nata nel 2016 e proseguita fino a pochi mesi prima della partenza della ballerina per l'Honduras. Non sono chiari i motivi che hanno spinto i due a considerare chiusa la loro storia d'amore. Monte è l'ex di Cecilia Rodriguez. Anche Francesco ha una storia importante alle spalle. Monte era fidanzato con Cecilia Rodriguez fino a pochi mesi fa. A mettere in crisi la loro storia è stato l'ingresso della sorella di Belen nella casa del Grande Fratello VIP, dove ha conosciuto Ignazio Moser. I due si sono innamorati di fronte alle telecamere e, faticando a contenere la passione, hanno deciso di tranciare ogni legame con l'esterno. Il primo a cadere, ovviamente, è stato quello tra Cecilia e Francesco.